E signore, benvenuti tutti, apriamo i lavori di oggi pomeriggio. Vi esprimiamo la nostra soddisfazione di vedervi sempre così numerosi a tutti gli incontri nell'ambito di un'iniziativa che è stata organizzata dall'Associazione Il Faro, dalla Maritenti di Correggio, mi sembra che sia, e dalla San Martino in Rio e da Cespel di Modena. Ecco. Non è facile a Modena riuscire a riunire tante persone interessate ad argomenti anche così difficili, ma così importanti. Le prime due giornate sono state giornate molto importanti, ho considerato un po' di base, molto teorica, ma che pian piano hanno dato uno sguardo sulla massoneria che oggi ci permette anche di affrontare tematiche un po' più specifiche e anche molto importanti per il nostro paese. Grazie veramente a tutti, speriamo di vedervi sempre così numerosi e buon pomeriggio, sono sicuro che il merito va ai nostri relatori che sono sempre relatori di altissimo livello. Grazie a tutti e benvenuti. È acceso? Sì. È tutto spento, ma va bene. L'importante è che funziona. Buon pomeriggio anche da parte mia. Una delle domande poste nelle elezioni precedenti suonava circa così. Abbiamo visto come si struttura e cosa pensa internamente la massoneria, ma dal punto di vista pratico come agisce? È una sorta di consorteria di mutuo soccorso tra soci o fa dell'altro? Dopo la lezione di Padre Siano sugli aspetti iniziatici ed esoterici della massoneria e dopo la lezione di Padre Succecchi sulla incompatibilità tra fede cattolica e massoneria, iniziamo ora a vedere come la massoneria ha agito e agisce nella vita religiosa, sociale e politica dei popoli. La lezione di oggi si intitola Massoneria e Rivoluzione Italiana. Io, come forse molti di voi, sono stato per 35 anni sabaudo e risorgimentale. Difficile togliersi dalla testa Cavour il tessitore, Garibaldi eroe dei due mondi e il regalantuomo. Difficile togliersi dalla testa le cartine del sussidiario delle scuole elementari dove passo dopo passo l'Italia si ingrandiva. La Lombardia, i Ducati, il Regno Borbonico, un pezzo dello Stato della Chiesa, il Veneto, Roma, Trento e Trieste. La prima incrinatura mi venne solo a 18 anni, quando a scuola l'insegnante raccontò la strage di Bronte perpetrata da Nino Bixio. La seconda incrinatura venne con alcune pagine del vivaio di Vittorio Messori e con la sua biografia del beato Fabio Bruno. Ma dopo l'incrinatura arriva la spallata, e la spallata venne dalla signora qui accanto, la professoressa Angela Pellicciari, che nel 1998 pubblica Risorgimento da riscrivere, liberali e massoni contro la Chiesa. Ci si può fidare di una sconosciuta come era allora Angela Pellicciari? In molti annusarono l'aria e si fidarono, tanto che nel meeting di Rimini del 1998 la pressione della gente rimasta fuori dalla sala costrinse a fare una presentazione bis del libro. Nel 2000, anno della beatificazione del cattivo per eccellenza, cioè Papa Pio IX, Angela Pellicciari pubblica L'altro risorgimento, una guerra di religione dimenticata. Questa è una galoppata lungo tutto il Risorgimento che rivisita tutti i luoghi comuni sull'Unità d'Italia. Nel 2003 tocca ai panni sporchi dei Mille, dove descrive l'invasione del Sud attraverso gli scritti di alcuni protagonisti occulti. Nel 2004 è la volta del Risorgimento anticattolico, dove attraverso le pagine di Don Giacomo Margotti fotografa la situazione di ordinaria persecuzione dei cattolici sotto il Regno Sabaudo. Si arriva poi al 2007 con i papi della massoneria,
dove viene riproposto l'insistente magistero papale contro la massoneria. Salto alcuni libri e arrivo a Martin Lutero del 2012, presentato ieri sera a Parma, vicenda apparentemente fuori dalla linea Risorgimento, ma non troppo, visto che la protestantizzazione dell'Italia fu uno degli obiettivi dei nostri padri della patria. Nel frattempo Angela Pellicciari è diventata voce nota di Radio Maria ed è docente di storia della Chiesa nel seminario Redemptoris Mater, attività che la porta in giro per il mondo. Le cedo la parola consegnandole le quattro domande che sono di fatto racchiuse nel titolo. C'è stata una rivoluzione italiana? Contro chi era questa rivoluzione? Chi l'ha gestita? Che parte ha avuto la massoneria? A lei la parola. Grazie a tutti voi che mi ospitate, voi che siete venuti. Normalmente adesso non è più come 15 anni fa, che le varie conferenze che facevano erano seguite da polemiche terribili. Spero che questa sera non sia così. Non è in un certo senso semplice parlare di quello di cui devo parlare, perché a me piace documentare quello che dico, perché normalmente noi sentiamo sempre delle frasi che suonano belle, che l'apparenza hanno di bello, e tendiamo per tendenza naturale a ripetere queste frasi. Però queste frasi molto spesso, se non quasi sempre, sono seguite da fatti che dicono il contrario delle belle parole. Quindi io c'ho qua un abbozzo di relazione, che poi mi sono accorta adesso che l'ultima copia l'ho lasciata lì a casa da Giovanni, dove sto. Comunque, c'ho tantissime citazioni di discorsi, di pronunciamenti, e quindi a voi che siete qui chiedo uno sforzo, perché appunto io, per cercare di dire qualche cosa di vero, devo documentare quello che dico. Questo comporta da parte del pubblico un'attenzione che non è sempre facile avere. Risorgimento, a parte poi c'ho la tentazione, chiaramente è un tema che conosco abbastanza, di cui parlo da tanto tempo, e quindi non avendo l'abitudine di fare una relazione scritta, cioè solo degli schemi, va a seconda di come mi ispira il pubblico, le idee che mi passano per la testa. Comunque, il Risorgimento è stato, non posso non parlare sinteticamente, questo mi prefigo, di parlare molto sinteticamente dei fatti del nostro Risorgimento, collegandoli alle rispettive parole d'ordine, e poi vedere qualche intervento dei papi, fare qualche considerazione. Allora, tutti sappiamo, così ci è stato insegnato, che il Risorgimento ci ha liberato dall'oscurantismo assolutista, borbonico e pontificio in nome della libertà. La libertà era uno Stato liberale e uno Stato costituzionale. Le monarchie in Italia, come d'altronde, a parte gli Stati liberali che erano Francia e Inghilterra, essenzialmente erano tutte monarchie assolute, e si voleva portare in Italia quest'area della democrazia parlamentare, democrazia è un termine eccessivo, comunque dello Stato costituzionale, che andava tanto bene, funzionava tanto bene in Inghilterra. Faccio una parentesi: in Inghilterra, che era questo Stato in questi periodi, in questi anni, giusto in questi anni, in questo Stato che era preso a modello del funzionamento parlamentare, e in un certo senso lo era, si stava combattendo la guerra dell'oppio in Cina, le due guerre dell'oppio. Una piccola parentesi per dire la moralità tanto rivendicata e la libertà tanto rivendicata dello Stato inglese. Ai ai ai, sento la polemica del mondo. Allora, comunque, noi abbiamo fatto il Risorgimento in nome di due parole d'ordine fondamentali, che sono la libertà e la Costituzione. A queste sono legate il progresso, la scienza, la morale. La morale ha un ruolo sempre fondamentale in tutte le rivoluzioni. Allora, prima, in sintesi, vi dico che tutti gli articoli principali della Costituzione, tutti sono sistematicamente violati.
a cominciare dal primo, che definisce la Chiesa Cattolica Apostolica Romana la sola religione di Stato. Siamo in uno Stato confessionale, nasce lo Stato costituzionale nel 48 e nel 48, subito dopo aver approvato questa bellissima Costituzione concessa da Carlo Alberto, che fanno? Sopprimono la Compagnia di Gesù e gli ordini gesuitanti. Era un ordine religioso fra i più prestigiosi, se non il più prestigioso, della Chiesa di Stato così definita dalla Costituzione. Con quali motivazioni? In Parlamento lo dicono, beh, i gesuiti hanno la peste, hanno la lue, cioè la sifilide, malattie terribili, contagiosissime, quindi vanno sradicati. In uno Stato ufficialmente cattolico questo era, diciamo, il linguaggio che si parlava in Parlamento e le leggi che venivano di conseguenza sancite. 1855, sempre in nome della Costituzione, vengono soppressi gli ordini mendicanti e contemplativi. Vado veloce perché sennò... Cioè, essenzialmente, monache di clausura, francescani e domenicani. Con quali motivazioni? Anche perché altri articoli della Costituzione erano, per esempio, l'articolo 29, che in modo solenne garantiva la proprietà privata in tutte le sue forme, e l'articolo 24 che garantiva l'uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini. Ora qua ci sono dei cittadini che rappresentano la stragrande maggioranza della popolazione sabauda, che vengono ignorati, i cui diritti vengono calpestati, perché la soppressione dei gesuiti vuol dire che i conventi dei padri, con tutte le meraviglie di biblioteche, archivi, statue, dipinti, finiscono al miglior offerente, o finiscono come caserme, o come manicomi a volte, o come edifici meravigliosi venduti e acquistati per due lire. Così succede nel 55 per questi 35 ordini religiosi, i cui beni vengono, passano come niente fosse, in mano dei liberali, che saranno stati più o meno l'1% della popolazione. Con quale motivazione nobile viene fatto questo progresso? Cavour dice in nome della scienza. Cavour ha di sé, è uno scienziato, lui è uno scienziato e pensa di dimostrare in Parlamento che questi ordini non sono più alla pace, non sono più di moda. Perché? Perché sono contrari al progresso economico, agricolo, industriale, culturale. Financo si azzarda a dire Cavour, si perita a dire Cavour, religioso. Questi ordini sono contrari al progresso religioso. Quindi già abbiamo la definizione di Cavour, papa, nuovo papa, che ha la capacità di discernere quale sia un ordine religioso utile alla Chiesa e quale no. Ma la motivazione che ci ritroviamo in tutti i libri scolastici, in tutte le anche in alcuni scritti di vescovi, è la seguente, una frase pure questa meravigliosa: libera Chiesa e libero Stato. Ma come si può, in nome della libera Chiesa, sopprimere gli ordini religiosi della Chiesa? Come si può? Si può perché si dà alle parole una definizione diversa dalla loro definizione usuale. E quindi in Parlamento queste parole vengono riscritte, e per potere spirituale Cadorna, che è il relatore di maggioranza di questo progetto, intende il potere sull'anima. Quindi, secondo Cadorna e il Parlamento su Peppino, il Papa, i Vescovi, i Parroci hanno potere sull'anima. Quindi, cito memoria, sulle aspirazioni, sui pensieri, sulle credenze. Credenze vuol dire convinzioni. Allora, il Papa, il vostro parroco, non so chi, il vostro vescovo, secondo questa lettura dei fatti, avrebbe potere su quello che voi pensate, su quello che voi vi ripromettete di fare nella vostra vita, le vostre aspirazioni, sulle vostre credenze. Definito così il potere spirituale, Cadorna, a gioco facile, a dare tutto il resto del potere allo Stato, che quindi viene ad assommare il potere temporale classico e il potere materiale, cioè su tutti i beni posseduti
da questa istituzione che ha potere sulle anime. E dice Cadorna, cito ancora a memoria, non è che perché i beni della Chiesa, perché appartengono al potere spirituale, diventano a loro volta spirituali, no? Questi beni sono materiali, quindi cadono sotto la giurisdizione dello Stato. Questa è la motivazione che in nome della libera Chiesa permette al modello costituzionale piemontese, che sarà esteso al governo italiano, di derubare, di sopprimere tutti gli ordini religiosi della Chiesa di Stato, derubandoli a tappeto di tutto quello che avevano, comprese le biblioteche, gli archivi, gli oggetti di culto, i paramenti, tutto. Pensate che razza di depauperamento del nostro patrimonio culturale e artistico, che nonostante questo è enorme e il primo al mondo. Pensate che cosa di meraviglia era l'Italia. Andiamo avanti, questo era nel 55, nel 57 ci sono le elezioni, vengono eletti dei preti, tra cui Don Margotti, penso che ci sia la, c'è uno, la fonte a mio giudizio più importante sul Risorgimento italiano, quella costituita dalle memorie dei nostri tempi, per la storia dei nostri tempi, di Don Giacomo Margotti, che era un personaggio notissimo all'epoca, oggi nessuno lo conosce. Però queste memorie sono più di 2000 pagine di quello che sto facendo io. Fatti, documenti in Italia, in Europa, discorsi parlamentari, rassegna stampa, è interessantissimo. Dati economici, dati statistici. Allora, nel 57 si era presentato in Parlamento, perché chiaro che era evidente che si trattava di combattere, dei preti, fra cui Margotti, e Cavour non vuole opposizione parlamentare e quindi semplicemente annulla le elezioni, dicendo che c'era il sospetto che questi sacerdoti avessero abusato del loro potere spirituale e quindi le elezioni andavano annullate. Abuso del potere spirituale, che si intende? Si intende che se tu sacerdote dici fatti, cioè dici che il Papa nel 55, è evidente, dopo la soppressione di questi ordini, il Papa ovviamente deve dire agli italiani e a tutti i cattolici del mondo che cosa sta succedendo in Italia, glielo deve dire, e deve dire che guardate che in nome della libertà stanno togliendo la libertà, in nome della libertà ci stanno derubando di tutti i beni, quindi c'è la scomunica dovuta. Allora, se un prete si osa dire che questi liberali che hanno la Costituzione sempre in bocca non rispettano nessuno degli articoli della Costituzione, a cominciare dal primo, e questo è un sovversivo, e come sovversivo va trattato. Infatti subito dopo, nel 59, abbiamo un nuovo codice di diritto penale. 59, sapete, la seconda guerra d'indipendenza è il prodromo della conquista di tutti gli stati italiani. Allora, prima di conquistare bisogna mettere le cose in regola, e come si fa? Si fa un nuovo codice di diritto penale, i cui articoli 268, 69 e 70 dicono così: i sacerdoti colpevoli di parole, quello che stavo dicendo prima, opere e omissioni. Omissioni vuol dire, per esempio, che io sono una scomunicata perché sono liberale, ma io sto morendo, voglio, come è stato per Cavour, voglio il prete, e questo prete, se non esige da me, cosa che mio nonno gli ha imposto di fare, se non esige da me una pubblica ritrattazione del danno che io ho fatto alla Chiesa e quindi a tutti, perché erano tutti cattolici, questo prete non mi può dare la soluzione secondo il diritto canonico, ma i liberali pretendevano la soluzione, pretendevano il matrimonio, pretendevano il battesimo, pretendevano i sacramenti. Perché? Perché sapevano bene che il primo articolo della Costituzione li vincolava al rispetto della Chiesa di Stato, e vincolandoli al rispetto della Chiesa di Stato loro dovevano risultare cattolici. Ma se i sacerdoti li ritenevano per quelli che erano, cioè fuori della comunione della Chiesa, questo era uno scandalo.
e lo scandalo andava punito. Come? 2.000 lire di multa, 2 anni di carcere. Allora, per omissione degli uffici che i liberali ritengono loro dovuti, 2 anni di carcere. Questo è l'articolo 268. 269. Pena non minore di 3 anni a chi con parole o omissioni fa provocazioni contro le leggi dello Stato. Che vuol dire questa provocazione contro le leggi dello Stato? Vuol dire che siccome lo Stato ha dichiarato un miracolo l'avvenuta unificazione d'Italia e un miracolo il trionfo della Costituzione, della libertà e della morale, un miracolo questo trionfo, cioè il giorno che bisogna cantare il Te Deum per l'unificazione avvenuta, e quei preti, anche un altro testo mi serviva, quello di Margotti in sintesi, Risorgimento anticattolico. Quelli che non cantano il Te Deum, perché di questo si tratta, di questo crimine si tratta, 3 anni di carcere. L'articolo 28 della Costituzione garantiva la libertà di stampa. Garantiva la libertà di stampa. No, però era garantita la stampa liberale, certamente non quella cattolica. Pensate che neanche le encicliche del Papa potevano essere pubblicate nel Libero Piemonte, neanche le encicliche. E allora questo articolo 260 dichiara 6 mesi di carcere e 500 lire di multa a chi pubblica una bolla senza l'assenso del governo, governo che negava l'assenso per la pubblicazione delle bolle. Che tipo di libertà, non solo che tipo di Costituzione, ma che tipo di libertà è quella che vige in Piemonte? Perché libertà, quale libertà? Mi cacci dai miei conventi, quelli che gli italiani in secoli hanno costruito, hanno permesso di costruire con le decime, con le collette, con i lasciti. Mi derubi di tutto quello che è mio. Sereni ha calcolato, adesso pensavo di dirlo dopo, lo dico adesso, qualche dato su questa svendita del patrimonio collettivo. Allora, tutti gli ordini religiosi soppressi. Quanti sono i membri degli ordini religiosi privati di tutto quello che hanno per vivere? 57.492 persone, un esercito, 57.492. Sono stati alienati fra i beni demaniali e i beni cattolici 2.500.000 di ettari di terra. Questo l'ho calcolato Emilio Sereni, che è uno storico marxista molto bravo. Sono state soppresse 24.000 opere pie. C'è stata un'enorme concentrazione di ricchezza, sempre dati Sereni. Dal 1861 all'81 c'è stato un crollo del 20% dei proprietari terrieri. Cioè questa dilapidazione del patrimonio nazionale non è andata come una diceria dice a favore della popolazione normale, medio, bassa o povera, no? È andata a arricchire quelli che erano già ricchi. E c'è un passaggio di proprietari terrieri da 4.153.000 erotti a 3.351.000, c'è un crollo del 20% dei proprietari terrieri. E ovviamente la popolazione carceraria italiana è infinitamente superiore alle popolazioni carcerarie delle altre nazioni europee. Il rapporto ogni 100.000 abitanti di carcerati ogni 100.000 abitanti è di 138 in Francia, 107 in Inghilterra, 270 in Italia. In Francia è 138, in Italia è il doppio, 270. Questo progresso morale. Allora, la libertà. Che idea di libertà avevano quelli che organizzano il Risorgimento? Si vede dai fatti che idea di libertà avevano, ma
c'è anche uno scambio di battute molto interessante che viene in Senato nel 1855, quando si sta discutendo della legge soppressiva dei conventi e delle monache di clausura e degli ordini mendicanti. C'è un cattolico, maresciallo Vittorio della Torre, che confuta a Cavour, confuta a Cavour quello che Cavour diceva. Cavour diceva che questa legge aveva dalla sua la maggiore opinione pubblica. Questa legge è popolare. Tutta l'opinione pubblica, diceva Cavour, è con noi. Della Torre lo confuta, dice, ma no, non è vero, perché tu esci dal palazzo, esci, vai in giro per tutte le città del regno, vai a Torino, vai a Chambéry, vai a Genova, ovunque, e trovi le chiese piene. Chiese piene ad ogni ora. Entra e chiedi perché stanno lì, che stanno facendo. Ti risponderanno che loro stanno pregando perché Vittorio Emanuele non firmi quella legge. Cosa risponde Cavour? Che irride questo personaggio molto serio del Piemonte Sabaudo. L'onorevole sta sortendo, l'onorevole maresciallo, è piccoletto Cavour, l'onorevole maresciallo ha detto che gran parte della popolazione era avversa a questa legge. Io, in verità, non mi sarei aspettato di vedere invocata dall'onorevole maresciallo l'opinione di persone, di masse, che non sono e non possono essere legalmente rappresentate. Tenete conto che in Piemonte, in questo periodo, 1855, vota l'1,4%, l'1,7% della popolazione. Quindi Cavour sta dicendo, rispondendo Della Torre, che quello che pensa il 98% e rotto della popolazione, per definizione, non conta niente. Ve la rileggo questa frase di Cavour. L'onorevole maresciallo ha detto che gran parte della popolazione era avversa a questa legge. Io in verità non mi sarei aspettato di vedere invocata dall'onorevole maresciallo l'opinione di persone, di masse, che non sono e non possono essere legalmente rappresentate. E quindi avete l'idea chiara di che tipo di libertà trionfa. La Costituzione è un pezzo di carta che non vale niente, è solo una scusa. La libertà che trionfa è la libertà dell'1% della popolazione di fare quello che vuole dei beni di tutti gli altri. Quello che vuole a livello di legge che, insomma, descrivendo questa situazione alla lettera, il Papa Pio IX, Santissimo Papa, che descrive in tante lettere quello che succede, il Papa si trasforma in uno storico perché sa perfettamente che Pio IX non è uno stupido, come hanno cercato di far passare. Pio IX sa perfettamente che i posteri non ricorderanno niente di quello che succede, ricorderanno solo le frasi fatte, quindi lui fa quello che può per documentare. Nel 61 scrive che coloro che chiamano male il bene e bene il male, scambiando le tenebre con la luce e la luce con le tenebre, chiaro il riferimento alla massoneria che è reiterato nel Magistero di Pio IX e successivamente di Leone XIII, racconta cosa succede per opera di quelli che cambiano la luce con le tenebre e il bene col male. I vescovi espulsi dalle loro diocesi e incarcerati, il clero perseguitato, le famiglie religiose soppresse, l'ordine religioso, i membri delle case cacciati dai loro monasteri, privati di tutto, le monache costrette a mendicare il pane, le chiese spogliate dei loro arredi, profanate e trasformate in spelonche di ladri, i beni sacri saccheggiati. Dopo un po' dici, inorridisce il cuore al ricordo dei molti centri del napoletano incendiati e rasi al suolo. Verità, proprio alla lettera. Negli ultimi anni è venuto fuori lo scempio che è stato fatto dappertutto, ma soprattutto in Italia meridionale. Ai moltissimi religiosi e cattolici di ogni età, sesso e condizione, gettati in prigione senza processo o crudelmente uccisi. Misfatti simili si commettono da coloro che non arrossiscono
di proclamare, di voler dare libertà alla Chiesa e restituire all'Italia il senso morale. Adesso dicevo questo, voi siete qua a Modena, vediamo perché Margotti in una parte di questo magistrale libro che era scomparso da tutte le biblioteche principali in testa a quelle cattoliche, ci ho messo 15 anni a farlo ristampare, però devo dire che sono molto contenta di esserci riuscita, perché non trovavo chi, naturalmente un politico, poi un altro politico, poi un altro, poi il 150enario dell'Unità d'Italia, tutti questi soldi spesi, in tanti hanno detto che sì, che sì, che sì, che no. Allora, dicevo, Margotti fa l'elenco di tutte, più di 100 sono le diocesi italiane lasciate senza vescovo, più di 100. Vediamo dalle vostre parti. Diocesi modenesi. Modena. Monsignor Cugini Francesco Emilio fu spesse volte insultato e denunciato il suo vicario generale per aver negato la licenza di celebrare a un membro del Comunato. Carpi. Monsignor Cattani Gaetano fu processato per non aver voluto cantare il Te Deum nella festa della Rivoluzione Italiana. Guastalla. Monsignor Pietro Rota è da più anni esule dalla sua sede e venne condannato in contumacia per una sua pastorale. Vabbè, qua ce ne sono, però ho citato solo quelle che volete sapere a Bologna che succede. Il cardinale arcivescovo Iaia Prelà morì di crepa a cuore, il suo vicario generale fu processato e condannato. Il vicario capitolare Monsignor Canzi è oggi lì prigioniero a Pallanza. Il 21 dicembre 63 fu preconizzato arcivescovo di Bologna il cardinale Filippo Maria Guidi, ma non può prendere possesso della sua sede perché il governo non dava il placet, il governo liberale. Il placet è uno degli strumenti dei governi assoluti. Allora, come conseguenze sono, parlare a mezz'oretta, cosa ha portato tutta questa liberazione dell'Italia dall'oppressione cattolica? Chiedetevelo. Così. Ha portato una cosa che era impensabile in Italia. Una emigrazione di massa. Impensabile. Noi siamo sempre stati una nazione ricchissima. Grazie a Roma siamo stati sede dell'impero che ancora oggi è l'impero per eccellenza, e grazie a Roma Cattolica abbiamo continuato questa universalità, questo potere universale, perché il potere del Papa tale è, e mai eravamo stati una nazione povera. Lo diventiamo grazie al Risorgimento. Adesso io vorrei porre due tipi di domande. Perché è stato fatto questo e come? Come è stato concretizzato questo? Perché è facile avere questo. Adesso io mi riprometto di far vestire tutti di verde. Riescici un po' e poi così. Beh, Mao ci è riuscito, ma i sistemi erano un po' spicci. E poi è andata al potere prima di far vestire tutti di verde, tutti sventolanti il libretto rosso. Come faccio io se voglio far vestire tutti di verde a far vestire tutti di verde? Allora, perché è stato fatto questo scempio del patrimonio culturale, economico, artistico, religioso italiano? In nome della Costituzione è stato fatto, abbiamo visto. In nome della libertà, l'abbiamo visto. In nome della scienza e della morale, lo vedremo. Però, innanzitutto, a chi è convenuto? Terra terra, a chi è convenuto? Beh, è convenuto a Savoia, che sono diventati re di un regno prestigiosissimo. Allora, non gli è convenuto, veramente. Però, sul momento, gli è convenuto. Don Bosco l'aveva profetizzato, che i beni di chi ruba la Chiesa non arrivano alla quarta generazione, non ci sono arrivati alla quarta generazione, è la dinastia più infamata del mondo, quella di Savoia. Comunque loro, già col primo re,
Sabaudo, che era Vittorio Amedeo II, che prima diventa re di Sicilia nel 1713 e poi re di Sardegna, già Vittorio Amedeo II diceva che l'Italia è come un carciofo che si mangia foglia a foglia, quindi diciamo l'idea nel caso loro viene da lontano. E poi certamente è convenuto non solo ai Savoia, è convenuto ai liberali, cioè quelli che si sono impossessati, quell'1% della popolazione che si è arricchito con la ricchezza di tutti noi, cioè tra loro è convenuto. Ma è convenuto moltissimo a quelli che hanno reso possibile questo risorgimento, che certamente non erano gli italiani. Il risorgimento è stato reso possibile dalle grandi potenze di allora, che sono riuscite finalmente, da Lutero in poi c'è stato un attacco massiccio contro Roma e contro l'Italia cattolica, ma non erano riusciti a passare. Finalmente, cioè, a noi non ci avevano mai ridotto a colonie, noi non avevamo mai ripetuto pedissequamente quello che si decideva in Francia e in Inghilterra, lo facciamo quando siamo ridotti a colonie, cioè durante il risorgimento, qui lo facciamo, sì, e infatti chi protegge il nostro risorgimento, e questo è chiarissimo dalle posizioni di Cavour in Parlamento, oltre che dai fatti riguardanti Napoleone III e il governo liberale di Sua Maestà inglese, è chiarissimo, perché se non fosse stato per l'Inghilterra e per la Francia, certamente Cavour, per il genio aggiusta tutto che era, non sarebbe riuscito a fare niente. Allora, è convenuto alle grandi potenze, è convenuto certamente anche a quell'emanazione ideologica delle grandi potenze che si chiama libera moratoria e che non a caso nasce nel 1700, quella moderna, 17 in Inghilterra. C'è un testo molto significativo, a mio giudizio, del bollettino del Gran Oriente italiano del 65, che io ho citato e poi ho visto che altri hanno ripreso, numerosi altri hanno ripreso, ma penso di essere stata la prima a citarlo. Questo testo chiarisce la motivazione ideale che ha mosso i liberali a fare quello che hanno fatto, cioè a trasformarci in un popolo di emigrati, lo chiarisce. E scrive il bollettino: le nazioni, cioè le varie potenze, riconoscevano nell'Italia il diritto di esistere come nazione, cioè noi, l'Italia, diciamo l'italiano, la lingua italiana è come lingua romanza la prima e nasce come una lingua santa, perché è Francesco che fa il Cantico delle Creature che usa l'italiano, una lingua volgare. Quindi noi come noi diciamo, certo c'era Roma, ma alla caduta di Roma l'Italia, le Alpi che la dividono, quello che anche se aveva tradizioni storico-culturali, economiche, civili diverse, era accomunata certamente tutte le classi dirigenti italiane parlavano italiano, tutti parlavano la lingua e la religione, avevamo una identità fortissima noi. Però qua dobbiamo sentire che la massoneria, le altre potenze, le altre nazioni fanno questo sforzo di riconoscere, sì, avete una nazione, ma perché? Perché ve la diamo noi, se no voi non ce l'avete. Leggiamo quello che dice: le nazioni riconoscevano nell'Italia il diritto di esistere come nazione a noi, in quanto che le affidavano l'altissimo ufficio di liberarle dal giogo di Roma cattolica. Non si tratta di forme di governo, è la verità, perché in nome della libertà hanno fatto un assolutismo dispotico terribile. Quindi non si tratta di forme di governo, non si tratta di maggiore larghezza di libertà, vero, perché l'hanno tolta. Si tratta appunto del fine che la massoneria si propone, al quale da secoli lavora, attraverso ogni genere di ostacoli e di pericoli. Quindi perché? Per questo odio antiromano e anticattolico che si diffonde dopo Lutero a tappeto, e Lutero certamente è il padre di questo odio antiromano, ma questa è un'altra storia. E grazie alla posizione di Lutero, l'agnosi che vanifica la scienza teologica col libero esame, adesso non posso spiegare, adesso vi dico, però magari tanti di voi seguite,
grazie alla vanificazione della scienza teologica in virtù del libero esame, indirettamente Lutero dà un potere enorme alla gnosi, alla filosofia, alla ragione. Perché? Perché non c'è più la rivelazione analizzando la quale si può arrivare a conoscere qualcosa di Dio, non c'è più, perché la rivelazione dà origine a mille sette diversi, perché ciascuno leggendo la Bibbia la pensa diversamente dall'altro. Quindi certamente, indirettamente, c'ha un potere preponderante, non so scordare, devo chiudere il cellulare almeno. Che dà indirettamente un appoggio enorme alla diffusione della gnosi, certamente la massoneria è un tipo di gnosi. Odio anticattolico e antiromano. Qualche esempio, scusate, io però a questo punto devo proprio documentare quello che dico, perché sennò dico chiacchiere, invece non sto dicendo chiacchiere. Allora, la rivista della massoneria del 1872. Il sodalizio massonico in Italia ha combattuto accanitamente, quasi debellato, con le armi della ragione, la ragione di cui parlare, la loro ragione, ma è la parte per il tutto, quell'1% della popolazione che pensa di essere in grado di illuminare, quello che diceva il Papa prima, la luce, chiamano tenebre la luce, luce tenebre, di illuminare tutti i profani. Quasi debellato con le armi della ragione, la parte degenere e imputridita del cristianesimo. Questa è la definizione che toccava a noi. Parte degenere e imputridita del cristianesimo. Ed ha molto cooperato a tagliare le unghie sanguinose della immondarpia. Roma. Unghie sanguinose del... è un dramma, eh? Leggere queste cose è un dramma. Questo era lo spirito, e lo spirito che celebriamo. Perché noi celebriamo questo risultato? Perché non sappiamo niente. Che della città più grande e più gloriosa del mondo aveva fatto semenzaio di superstizione e propugnacolo contro ad ogni umano incivilimento. Di nuovo, scambiando la parte per il tutto, questa è una caratteristica del pensiero massonico. Siccome sono convinti di avere la ragione dalla loro, scambiano se stessi per il tutto. Quello che va bene per loro va bene per tutti, questo si capisce perché nel nome della libertà hanno tolto la libertà. Facciamo sì che dalla eterna città nostra, Roma, andate in giro per Roma, la luce si diffonda per l'universo, che il mondo ammiri accanto a del nero ed avvilito gesuita il libero gigante potere della massoneria, il libero gigante, le opere gigantesche che ha fatto la massoneria a Roma si vedono, il monumento, il Vittoriano e il palazzaccio. Il palazzaccio è che è costruito davanti a San Pietro, a Trastevere, davanti a San Pietro, cioè, perché gli insegnavano loro al Papa qual era la giustizia. Questo palazzaccio è sprofondato, sprofonda, perché è stato costruito tanto bene, tanto generalmente, che non regge la riva del Tevere questo peso. Sono due monumenti, non so se c'è qualcuno che ammira l'architettura del monumento Vittorio Emanuele II, è costato cifre, mentre c'erano esodi biblici di persone che spendevano per magnificare l'Italia. Venendo a Roma, l'Italia, ecco, l'Italia, che sarebbe qua l'Italia? La massoneria, l'Italia, però, loro sono l'Italia, non c'è nessun altro che loro rappresentano. Se, ogni tanto io abito abbastanza vicino, insomma, quando vado in centro vado a piedi in genere entrando da Piazza del Popolo, e da Piazza del Popolo, venendo, diciamo, da Villa Borghese, c'è la lapide di quello che l'ha fatta, la porta, e al centro, a destra e a sinistra, ci sono delle lapidi messe invece dopo il 1870, che dicono finalmente liberata lì a Piazza del Popolo, cioè in quella magnificenza romana, finalmente queste due lapidine.
Allora, l'Italia, venendo a Roma, non vuole soltanto consacrarvi il patto solenne della Gioia, ma affermarvi le conquiste del progresso, le conquiste del progresso, della libertà loro, della umanità loro. Spezzare ogni catena che avvinca la coscienza al dogma, certo, perché qua questo non è dogma, questo è professato, non so, no, questo no, questo è tolleranza, questo è libero esame, questa è libertà di coscienza. A tal patto, solo a tal patto, cioè solo a queste condizioni, cioè che Roma sia massonica, comunque sia retta, l'Italia ha diritto di sovranità sulla città eterna. Un altro perché è che loro erano convinti, i nemici della Chiesa erano convinti, che la fine del potere temporale avrebbe comportato di per sé la fine del potere spirituale. Di questo erano convinti, questo lo ricordano sempre i papi nei loro documenti e questo lo dice anche la massoneria, ma sì, lo dicono tantissime fonti. Adesso io qua cito tre righe di un'enciclica di Pio IX che si chiama Etsi Multa, che scrive nel 73. Si fa ogni giorno più chiaro quanto fosse vero e giusto ciò che da noi è stato tante volte dichiarato e ripetuto, e cioè che l'occupazione sacrilega del nostro Stato mirava in primo luogo, non ad arricchire i liberali Savoia, in primo luogo a spezzare la forza e l'efficacia del primato pontificio e a distruggere, se fosse possibile, la stessa religione cattolica. Questo era l'obiettivo che le sette dichiaravano al loro interno, certo non pubblicamente, ma c'è tutta una letteratura che lo documenta, a parte i fatti, e che i papi ribadiscono, perché era chiaro che la fine del potere temporale mirava a questo. Allora, adesso c'è altri due aspetti, prima di passare al come, purtroppo io sì, ho un po' di cose ancora, se vi stancate me lo dite. Tra un pochino però me lo dite. Allora, il Risorgimento è fatto anche in nome del trionfo della scienza, del progresso e della morale. Sono due aspetti significativi. In che senso si può dire che col Risorgimento, con queste azioni che provocano, lo ripeto, la migrazione di massa, le carceri piene, ingiustizie terribili, come mai questo è fatto in nome della scienza? Perché certamente il pensiero gnostico che guida il Risorgimento è un pensiero che si definisce scientifico, cioè un pensiero che ambisce ad essere l'incarnazione della scienza, del dettame della ragione. E da questo punto di vista è interessante tenere presente alcune affermazioni che fa Jean-Marie Ragon, che è un luminare massonico che scrive a metà dell'Ottocento in Francia e scrive con, diciamo, il consenso del Grande Oriente di Francia, quindi non è una voce secondaria, è una voce ufficiale della massoneria francese. Scrive Ragon che la massoneria apre i suoi templi agli uomini, cito, per liberarli dai pregiudizi dei loro paesi o dagli errori delle religioni dei loro padri. E poi fa una definizione molto interessante, di cui conviene tenere conto, e dice: la massoneria è una scienza perfetta e positiva, fondata su una dottrina emanata dalla ragione umana perfezionata. Questa è la definizione che a metà dell'Ottocento la massoneria francese dà di se stessa. La scienza perfetta e positiva emanata dalla ragione umana perfezionata. Quindi quando si dice che il Risorgimento, Cavour dice che deve trionfare la scienza, sta dicendo che deve trionfare il pensiero di quanti ritengono di essere il distillato della ragione umana perfezionata. Quindi è una cosa tautologica. Io se dico io sono una donna anziana ormai purtroppo, ecco, dico io sono così,
loro dicono di se stessi: io sono così. Però io non dico che io sono, non so quanti di voi possono dire che sono l'incarnazione della ragione umana perfezionata. Per quello che riguarda la morale, poi, è un punto molto dirimente questo, perché la massoneria, sempre le costituzioni di Anderson, citano la morale, la morale, la morale. Che bisogna intendere per morale? Visto che, il Papa lo ricordava, pretendono di, facendo quello che hanno fatto, di ridare il senso morale all'Italia. Che si intende per morale qua? Di nuovo ricordiamo a Dragone. La massoneria è il compendio della saggezza divina e umana, e quindi di tutte le perfezioni che avvicinano l'uomo alla divinità. E questo è il punto. La massoneria è la morale universale che si addice agli uomini di tutti i climi e di tutti i culti. Quindi che cos'è che dice la massoneria di se stessa? Che è la morale universale che si addice a tutti. Per questo il risorgimento è stato fatto in nome della morale. Quale morale? Questa. Proprio come i vari culti, la massoneria, questo è un punto fondamentale, la massoneria non riceve la legge, è lei stessa a stabilirla, dal momento che la sua morale, una immutabile, è più estesa e più universale di quelle delle religioni dei vari paesi, sempre particolari. Perché sta dicendo, la mia morale la do io, è una legge, quindi è chiaro che se io do la legge e dico benissimo, adesso tutti i vestiti di verde, se tutti vi vestite di verde siete tutti morali, perché io do la legge e quindi è morale quello che io dico. La massoneria non riceve la legge, è lei stessa a stabilirla, cosa è bene, cosa è male, è lei stessa a stabilirla, dal momento che la sua morale è una, è immutabile, è la stessa. Quindi si capisce perché è stato possibile invocare, a proposito del risorgimento, il trionfo della morale. Certamente, una volta capito il significato delle parole, torna tutto, è tutto logico. C'è un altro scambio di battute che è interessante nel Catechismo del Grado di Apprendista, però lo salto perché... Allora, perché, l'ultima nota del perché, perché i liberali sono convinti di essere in assoluto i migliori di tutti. Questa è una loro convinzione innata, cieca, verrebbe a me da dire. Tanto è così che la costituente della massoneria italiana, Rinata, nel 1863, c'ha una serie di articoli, ve ne leggo due, il numero 3 e il numero 8. Il numero 3 sostiene che i principi massonici debbano gradualmente divenire, cito, legge, i principi massonici, questi che abbiamo prima detto, morale, legge effettiva e suprema di tutti gli atti della vita individuale, domestica e civile. Cioè, la massoneria, nella Costituzione che si dà, prevede che tutti gli atti della vita individuale mia, domestica, casa mia e civile, devono diventare simili a quelli definiti giusti dalla massoneria. Legge effettiva e suprema di tutti gli atti della vita individuale, domestica e civile. L'articolo 8 chiarisce che l'obiettivo dell'ordine è raccogliere tutti gli uomini liberi in una gran famiglia, la quale famiglia possa e debba a poco succedere a tutte le chiese fondate sulla fede cieca e l'autorità teocratica, a tutti i culti superstiziosi, intolleranti e nemici tra loro, per costruire la vera e sola chiesa dell'umanità. Cioè, qua si sta dicendo che tutti dovremmo abbandonare le fedi cieche da cui proveniamo, se siamo cattolici cattolici, magari anche musulmani, ma comunque tutte le fedi cieche,
abbandonate in funzione dell'unico tempio dell'umanità, che è quello in cui si riuniscono le logge. Io ho una serie di punti che, in cui cercavo di descrivere il come, che poi è molto interessante, come si passa dalla rinunciazione di queste convenzioni, di questi principi risorgimentali alla pratica. Però ne cito solo due perché veramente se no parlo troppo e non ci se la fa anche chi vuole a seguire. Come? In nome della morale, Parigi, congresso di Parigi, in nome della morale i Savoia sono autorizzati a conquistare, perché gemevano, le popolazioni gemevano. Questo a proposito del genito mi viene in mente che qualche anno fa c'è stato qualcun altro che ha ricordato il genito. Purtroppo è stato il nostro Presidente della Repubblica che ricordava il gemito delle popolazioni libiche, il gemito delle popolazioni libiche, che io inviterei il nostro Presidente della Repubblica a vedere, a andare a fare una visita di curiosità in Libia adesso per vedere la situazione della Libia liberata. Allora, dicevo, questa congiura internazionale in nome della morale. L'obiettivo di coinvolgere i cattolici, perché erano tutti cattolici in Italia, e loro non ce la facevano l'1%, nonostante tutto l'aiuto internazionale. Quindi parte tutto un attacco contro i cattolici per dividerli, i famosi cattolici liberali. Qua c'è D'Azeglio, poi c'è Gioberti, per non parlare, non posso esemplificare, è molto carino, ma casomai se qualcuno non viene la domanda, adesso non lo posso fare. E poi c'è un aspetto interessantissimo, perché come si può giustificare una cosa ingiustificabile, cioè che veniva portato a Roma, in Italia, finalmente, la libertà, la morale, la scienza, come si poteva giustificare? Dico, qua nascono le università, qua nascono i più grandi cervelli, gli scienziati. Come si può giustificare che bisogna aspettare il 1850 per liberare l'Italia e liberare tutte le energie creatrici che ha l'Italia? Come si può giustificare questo? Si può giustificare solo se si riscrive la storia a partire da calunnie e falsità. Solo con questo modo si può lavare il cervello degli italiani e farli credere che mentre sto raccontando questo, sto raccontando il mio passato e mi ferisce ancora, come dice Dante, ancora mi offende, quindi non è, lo so che è un tono più da, però sto facendo una conferenza scientifica, questo l'avete visto, è tutto un dato, è tutto un fatto, è tutta una documentazione, non mi sto inventando proprio niente, anche se partecipo a quello che dico, certo. Allora, scrive, fra le tante bellissime encicliche che scrive Leone XIII, una, 1863, ne scrive una che si chiama Sepe numero considerantes, ed è un'enciclica che racconta come i liberali, come la libera mulattoria utilizza la storia. Scrive il Papa: la scienza storica sembra essere una congiura degli uomini contro la verità. Salto, troppi vogliono che il ricordo stesso degli avvenimenti passati sia complice delle loro offese. Certamente, perché se tu stai distruggendo un patrimonio unico al mondo, tu ti devi dare una giustificazione, e la giustificazione che ti dai, le giustificazioni che ti dai sono quelle che vi ho elencato. Ma perché queste giustificazioni siano prese per buone dalla popolazione? Bisogna che la popolazione abbia perso il cervello e creda che in Italia non c'era niente di buono, anzi che andava distrutto tutto, perché arrivasse la luce della ragione finalmente in Italia. E quindi, scrive
Leone XIII, con grande, quindi soprattutto la storia, la cosiddetta scienza storica, che questo va sia dai teatri, scrive il Papa, che dalle biblioteche, che dai fogli volanti, cioè dai quotidiani, tutta la cultura è stata presa in mano dal pensiero gnostico massonico, tutta. Quindi è stato un battage, diciamo che è durato 150 anni, meno qualche anno. Allora, perché questo battage pubblicitario venisse accolto come vero, soprattutto bisognava gettare fango sulla storia della Chiesa e dello Stato Pontificio e del Papato. Quello era la mira prima, soprattutto. E quindi abbiamo analizzato sovente quali tecniche impieghino più spesso coloro che vogliono rendere la Chiesa e il Pontificato Romano oggetti di sospetto e di invidia. Sospetto vuol dire in questo caso diffidenza. E abbiamo riscontrato che frequentemente i tentativi di costoro si sono rivolti con grande violenza e astuzia contro la storia della cristianità e specialmente verso quella parte che riguarda le azioni dei pontefici romani più strettamente collegate alle vicende italiche. Un ultimo punto vi voglio dire del come è stata raggiunta questa opera, che veramente ha del prodigioso, come è stato, insomma, tutto il mondo ha comportato contro di noi, perché conveniva a tutte le potenze che noi diventassimo per la prima volta colonie, mai l'Italia è stata colonia, però così siamo diventati colonie. C'è un altro punto che Leone XIII analizza nell'Humanum Genus, che è delle tantissime encicliche dei papi sulla massoneria probabilmente la più completa. A un certo punto il Papa vede nella diffusione dell'immoralità uno degli strumenti di cui il pensiero gnostico si serve per avere la strada aperta. Scrive il Papa: poiché quasi nessuno è disposto a servire tanto passivamente uomini scaltriti e astuti come coloro il cui animo è stato fiaccato e distrutto dal dominio delle passioni, sono state individuate nella setta dei massoni persone che dichiarano e propongono di usare ogni accorgimento e artificio per soddisfare la moltitudine di sfrenata licenza. Fatto ciò, esse l'avrebbero poi soggiogata al proprio potere arbitrario e resa facilmente incline all'ascolto. Ogni riferimento a oggi è puramente casuale. Allora, qua sta dicendo il Papa che alcune persone all'interno della massoneria sono scelte per propagandare la sfrenata licenza. Perché? Lo spiega. Perché quasi nessuno è disposto a servire tanto passivamente uomini scaltriti e astuti come coloro il cui animo è stato fiaccato e distrutto dal dominio delle passioni. E qua è chiaro che noi, la nostra volontà si forma da bambini e da ragazzi, ma se da bambini e da ragazzi noi non siamo abituati a esercitare la volontà combattendo le passioni, la prima delle quali è quella sessuale, se noi non siamo educati al combattimento al nostro interno delle passioni, noi siamo una canna al vento. E è ovvio che le canne al vento sono preda del primo che soffia, è evidente, questo è evidente. Quindi è evidente che se io voglio comandare, comando più facilmente se ho davanti a me delle canne al vento. Quando l'iconografia cattolica rappresenta quasi sempre i martiri con la palma della vittoria. Perché la palma? Perché la palma è dritta, non è una canna al vento. La palma va al martirio, ma è dritta. Invece se io ho una canna, la muovo dove voglio. Questa osservazione, certamente questo non è un piccolo accorgimento. Allora, chiudo con un'altra citazione, chiudo però. Ve ne risparmio uno che volevo fare di Pio IX. No, a parte. 1876, un gruppo di Lombardi è in visita al Papa a Roma
E mio nonno fa una sintesi di quello che è successo in quegli anni, in quei decenni. Una sintesi. Sorse una setta, nera di nome e più nera di fatti, Carbonaria, e si sparse nel bel paese, penetrando ad agio in molti luoghi. Più tardi un'altra ne comparve, che volle chiamarsi giovane, ma per la verità era vecchia nella malizia e nell'iniquità, giovanità. A queste due e anche a queste due altre ancora ne tennero dietro, ma tutte alla fine portarono le loro acque torbide e dannose nella vasta palude massonica. Da questa palude escono oggi quei miasmi pestilenziali che infestano tanta parte dell'orbe e impediscono a questa povera Italia di poter presentare le sue volontà al cospetto di tutte le genti. Questo è Pio IX nel 76 e questo è Leone XIII nel 92, una lettera bellissima che si chiama Custodi, Custodi di quella fede. Devo dire che le scelte di governo di Leone XIII, a mio giudizio, non sono delle più splendide, però il Magistero è un Magistero veramente chiarissimo. Lasciate che vi additiamo la massoneria come nemica un tempo di Dio, della Chiesa e della nostra patria. Siate dunque italiani e cattolici, liberi e non settari, fedeli alla patria, insieme a Cristo e al visibile vicario suo, persuasi che un'Italia anticristiana e antipapale sarebbe opposta all'ordinamento divino e quindi condannata a perire. Lo sfacelo in cui siamo oggi precipitati è uno sfacelo da tutti i punti di vista, chissà che non corrisponda a quell'apostasia generalizzata, a quella mancanza di radici, mancanza di consapevolezza storica di chi siamo e da dove veniamo. Io penso che ci abbia un po' di ragione Leone XIII. Grazie. Naturalmente adesso sono possibili le domande. Sì, vedo subito una mano alzata, adesso arrivo. E domande naturalmente pertinenti a ciò che è il tema della serata. Questa è una specificazione non da poco. Perché normalmente, no, adesso oggi non, cioè, io non parlo volentieri di massoneria, capirete perché. Perché sono già stata accusata di essere nazista, quindi evito. Questa volta mi hanno invitato a questo convegno curioso tante volte, ma una volta un'eccezione. Però normalmente di risorgimento ho parlato tantissime volte e siccome io cito fatti, è difficile controbattermi sui fatti, allora mi tirano fuori, ma Galileo, ma Giordano Bruno, ma i Crociati, ma i Crociati, sono 5-6 parole. E vengono sempre quelle. A proposito di questa citazione del filo nazismo. No, lasciamo stare. Così per caso, ma per non dire. Arrivo. Innanzitutto grazie per la lezione, mi è sempre molto chiara, chi l'ascolta anche per radio, Radio Maria ad esempio, è contento di vedere, di conoscere. Lei oggi è venuta in una terra, in una città che ha espresso molte personalità che sono state importanti durante il Risorgimento. Vi ricordo, ad esempio, si sente? Sì. La nostra città ha espresso dei personaggi importanti del Risorgimento come Ciro Menotti, come Enrico Mislei, come Cialdini, Fanti, i Fabrizi e soprattutto Nicola, e molti, forse quasi tutti, sono stati massoni. Ricordo anche che Garibaldi addirittura diede a un suo figlio il nome Menotti, proprio in ricordo di Ciro. Allora,
ci può dire così qualcosa sulla penetrazione e anche sull'azione della massoneria nel modenese, se possibile, proprio almeno riguardo alcuni specifici della massoneria modenese? No, certo, i personaggi che lei ha conosciuto, beh, di Cialdini si sa tanto. Qua c'era un pare Farini, no? E di Farini, Curoletti, che era il cosiddetto capo della polizia politica di Cavour, dice che aveva fatto fondere persino l'argenteria del Duca di Modena, e persino aveva svaligiato le cantine, per dire, proprio ladri di polli, no, ladri cose serie, ma proprio era stata una cosa capillare. Pensi, è vero, perché vi posso dire anche questo, che addirittura a un certo punto a Farini offrirono nel territorio di Castelvetro di Modena, la terra dell'Ambrusco, gli offrirono un pezzo di terra e lui rispose: signori, sono nato povero, lasciatemi morire povero. È ridicolo rispetto... E invece è morto in manicomio. Sì. Poverissimo, quindi. Ha parlato della massoneria che vuole anche penetrare in generale tutte le religioni, mi sembra. Le religioni, no, io ho citato una frase in cui si dice che deve sostituire l'ordine, tutte le varie religioni fondate sulla superstizione, le deve superare per arrivare a... Come possono pensare questo considerando le fortissime identità dell'islamismo, dell'induismo, cioè... È una cosa strana, che è una farneticazione, diciamo, mi sembra, a livello massonico, o cioè farneticano, cioè come... Adesso ognuno... io penso che la massoneria è molto ben introdotta in campo islamico. Io penso che l'unica vera... la storia lo dimostra, anche quello che dicono i documenti massonici lo dimostrano, l'unico vero ostacolo alla massoneria è la Chiesa cattolica. Non ci sono altre religioni che possono... Questo è il fatto. Infatti, da sempre l'obiettivo primo è stato la distruzione di Roma, della Chiesa cattolica. La riduzione di Roma da caput mundi, quale era, a caput Italiae, una nazione che non contava niente, lo stesso Dostoevskij lo dice, e beh, è stata un'opera che mirava proprio a quello che diceva tuo nonno Teoletto, alla distruzione del potere spirituale del Papa. C'è una potenza che resiste, e questa potenza che non è una potenza, questa istituzione, questa ecclesia, questa è la Chiesa cattolica, questa è Roma. Quello resiste come sempre ha resistito, con fiumi di sangue, sparsi da lei, dalla Chiesa. E quella è la capacità della Chiesa. D'altronde Cristo è stato crocifisso, i cristiani appresso. Però quel tipo di resistenza è divina, e quel tipo di resistenza è universale, e quindi è l'unico vero ostacolo serio, a mio modo di vedere, al pensiero gnostico. Scusate, prima di dare la parola al dottor Ghinelli, mi sono venuti a dire i miei amici: ricordati di dire che all'ingresso c'è una cassettina dove, se qualcuno vuol dare un'offerta per contribuire alle spese di organizzazione, è libero di farlo. Ho detto rosso. Ho detto giusto? Volevo dalla professoressa la conferma di due cose, che sono storiche del resto, per cui penso che non potrà far altro che confermarle. Tutti noi penso che crediamo che i campi di sterminio siano stati inventati da Hitler. Bene, ci sbagliamo, li hanno inventati i Savoia con i loro governi massonici, e li hanno deportato in massa
appena conquistato il Sud, tutte le braccia da lavoro del Sud Italia, che era allora laboriosissimo. Dopo di allora hanno pensato bene che forse era meglio farsi mantenere dal Nord piuttosto che lavorare in proprio. Proprio così. No, sto parlando in maniera paradossale. Ma certamente, il Sud era ricchissimo all'agricoltura, ha iniziato a sviluppare prima del Nord l'industria, eccetera. La deportazione è stata una deportazione di dell'esercito, dell'esercito. Era solo l'esercito. Non solo l'esercito. È stato mandato nelle prigioni degli altri, a Fenestrelle. A Fenestrelle. Sì, ma di campi ce n'erano, non quello di Fenestrelle, ce n'erano un'altra dottrina. Sì, però solo che sono ben nascosti, non se ne parla, e alcuni di questi erano di sterminio. Si mangiava a 300 calorie al giorno e gran parte sono morti. Sì, vabbè, e la Vandea? Tanto per dire, chi comincia i campi di seminio è una bella domanda. No, beh, in Vandea venivano ammazzati direttamente senza campi, per la verità. Sì, però... tutto un'altra cosa. Dici il campo, l'idea del campo. Questa, sì, il campo ce n'erano in Piemonte una dottrina di campi. L'altra è questo eroe dei due mondi, che in realtà era il predone, stupratore, mercenario, che non aveva nessun ideale al mondo, così come mi hanno confermato gli amici peruviani che mi hanno portato a vedere la baia dove l'eroe era sbarcato e mi hanno fatto la cronaca di come si era comportato per liberare il... Beh, io non so se qua c'è, ho scritto un libro che è lì, sono delle fonti liberali sulla liberali, cioè né cattoliche né borboniche, ma liberali, farina, la farina che era un garzone, insomma, quelli che hanno organizzato la spedizione dei mille, che certamente non è Garibaldi, e la farina in dispacci quotidiani a Cavour come Persano racconta quello che Garibaldi sta facendo. Interessante, perché ripeto, questa è una fonte liberale di quelli che l'hanno, sì, questo adesso è Pane Sporco Mille, che adesso c'è, è ristampato, liberale, è finito, liberale. È ristampato da Cantagalli. Io ho l'impressione che questa azione della massoneria sia passata in modo deciso anche all'interno della scuola, della scuola di allora. Io vorrei che lei ci raccontasse questo lavoro sotterraneo ma deciso di distruzione di tutta l'istruzione cattolica verso una scuola, diciamo, libera o liberale. Sì, beh, ma io ho scritto abbastanza su questo, sia nell'altro risorgimento che in questo di Papia Massoneria. C'è una circolare del Grande Oriente sulla scuola del pubblico, beh, evidente, perché non dovevano dare la patente agli insegnanti cattolici, le scuole cattoliche le avevano soppresse tutte, perché avevano abolito tutti gli ordini religiosi, con una perdita secca per l'istruzione. Comunque, libertà, 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 l'unico soggetto che non doveva, perlomeno per il momento, dicono, avere la libertà era la scuola. Perché? Perché dice, se no vincono gli altri. Allora prima dobbiamo mettere tutti sullo stesso piano e poi quando siamo tutti sullo stesso piano, cioè quando abbiamo ammazzato tutti i cattolici che sono tutti, rimaniamo solo noi, allora sì, la scuola è libera. Questo lo diceva Spaventa. Adesso non so, devo andare a cercare, se vi interessa, vado a cercare la citazione. Mm.
Mazzini diceva la stessa cosa, ovviamente. Certo, ma come Napoleone, tutti i regimi totalitari devono partire dalla scuola, forse. Perché adesso si parte dalla scuola a insegnare questa dottrina meravigliosa scientifica, scientifica, che i sessi non sono fisicamente stabiliti, ma ciascuno si sceglie quello che vuole. Si comincia da dove? Dalla scuola, certamente. Ora, una circolare del Grande Oriente d'Italia del 1887. L'istruzione ed educazione delle scuole deve essere pura giornaliera dei fratelli massoni. Devono procurare che non siano date patenti, cioè permessi, salvo nei casi eccezionali, a persone cattoliche, che si possa prevedere conservino affezioni cattolici. I municipi non scelgano maestri di istinto cattolico. Le scuole comunali, gli asili, i ginnasi, i licei, scuole tecniche, secondo i casi, siano o indifferenti o avversari del cattolicismo e si infiltrino teorie e costumanze naturalistiche e libere, aliene dai pregiudizi religiosi. Spaventa, scrive un articolo sul Progresso, in un giornale nel 1851, che il clero, dopo aver perduto il monopolio dell'insegnamento, perché avevano soppresso gli ordini religiosi, invochi la libertà per riacquistarlo, non ce l'hai da meraviglia. Ma che coloro i quali amano la libertà per se stessa, fraterna diciamo, associno, che coloro i quali amano la libertà per se stessa, associno le loro grida a quelle del clero e non temano nulla, anzi, si impromettano grande autorità nel conseguimento dei loro disegni, è per noi difficile di comprenderlo. Noi certo vogliamo la libertà in tutto e per tutto. Noi certo vogliamo la libertà in tutto e per tutto, ma l'applicazione assoluta di questo principio suppone l'eguaglianza di tutte le condizioni. Adunque, considerando la questione in modo assoluto, in astratto, noi vogliamo la libertà di insegnamento, ma giudichiamo che per essere attuata essa ha bisogno di alcune condizioni generali richieste dallo stesso principio di uguaglianza e di libertà, le quali ora non si trovano nel nostro paese. Questo lo aveva Mazzini dell'Unità Italiana 1861, molto bello questo brano, molto incisivo, molto chiaro. Questa dell'educazione nazionale è una questione vitale. La teorica invalsa nelle nostre fila della libertà di insegnamento e non altro fu grido di guerra giusto e utile contro un monopolio di educazione fidato ad autorità rappresentanti il principio feudale e cattolico avverso da lungo al progresso, incapace di dirigere le manifestazioni della vita dell'individuo, nell'individuo e nell'umanità, quindi che da sempre questi cattolici. E anche oggi, dovunque importa rovesciare questa falsa autorità e riconquistare alla società il diritto di fondarne un'altra, che sia espressione dell'Europa nuova, noi ci appiglieremo a quel grido, cioè libertà di insegnamento sì, fino a quando questo ci serve per andare al potere. Una volta che siamo al potere, assolutamente no, ecco quello che dice adesso. Ma ordinata la nazione a libera vita, libera gnostica vita, sotto l'ispirazione di una fede che abbia proprio insegna la parola progresso, il problema è mutato. Gli uomini che avversano il principio dell'educazione nazionale in nome dell'indipendenza dell'individuo, questo non parla di famiglia, parla di individuo, allora quelli che sono contrari a una scuola di Stato indottrinante in nome dell'individuo non s'avvedono, non capiscono che essi sottraggono il fanciullo all'insegnamento dei suoi fratelli. Quali sono i suoi fratelli? Per darne l'anima e l'indipendenza all'arbitrio tirannico d'un solo individuo, il padre.
Cioè quelli che vogliono la libertà di insegnamento non capiscono che non stanno consegnando il fanciullo all'arbitrio del padre, che è uno solo, mentre noi lo adduchiamo alla libertà tra i fratelli. Questo vi fa capire l'ostilità che circonda la scuola pubblica privata in Italia. Questa ostilità appunto ha queste ragioni teoriche che sono così chiaramente espresse da Mazzini, anche da Spaventa e dalla letteratura delle circolari del Grande Oriente. Io mi chiedevo, lei vede delle analogie fra i tempi di oggi e quelli che lei ha appena descritto con questo accanimento contro la Chiesa, contro la famiglia? È un potere che si è riattivato o è un potere che c'è sempre stato e che sta muovendo le fila di nuovo in Europa? Beh, signora, questo lo deve giudicare lei, con le informazioni che ha, con l'intelligenza che ha, con la sensibilità che ha. Io ho dato delle informazioni in base alle quali potete poi farvi una vostra idea. Quello che io penso è abbastanza scontato. Comunque io penso che quello che dice Gesù è vero e vale per tutti per sempre, e cioè che ovunque i suoi seguaci ci avranno il 100 per 1 insieme alla persecuzione. Non c'è un cristiano senza persecuzione, quindi la Chiesa Cattolica l'ha profetizzata, Gesù sarà perseguitata, anzi nell'Apocalisse viene detto che la persecuzione sarà tanto terribile che gli stessi eletti, se i tempi non fossero accorciati, cadrebbero, cederebbero. Andiamo, la visione cristiana è una visione che va verso un aumento tale del conflitto contro la Chiesa che non ci sarà niente, che non ci avrà più il marchio di Satana per comprare e per vendere, sarà una situazione terribile. Questo è quello che dice la Vigilia. Penso che questo sia interessante tenerlo presente. Però c'è promessa la vita eterna, una cosa meravigliosa, il trionfo di Dio, il trionfo dell'amore. Cioè questo è, io ho un po' accennato, il trionfo dell'odio per la Chiesa Cattolica che prende piede in Italia durante il Risorgimento. L'odio, terribile l'odio, perché l'odio porta la calunnia, la menzogna, porta a giustificare qualsiasi mezzo pur di vincere, come è stato fatto. Ma quest'odio accompagna i cristiani, che sono cristiana, fino alla fine. E questo è inevitabile, così come è stato odiato Cristo e messo in croce Cristo, così i cristiani, non c'è dubbio. Se sono di Cristo, si devono preparare a quello che è successo a Cristo. E penso che i tempi non sono poi così incredibilmente lontani. Approfitto di queste ultime battute per annunciarvi che il 15 di marzo ci sarà in Piazza Grande, qui a Modena, la seconda veglia delle sentinelle in piedi. L'abbiamo deciso ieri l'altra sera, va bene? E proprio per opporci alla introduzione nell'ordinamento giuridico italiano del reato di omofobia, di cui sicuramente la maggior parte di voi avrà sentito parlare. Prego. Buonasera, ci sarebbero tante cose da dire. Quando parlava del padre che è cattivo, mi viene in mente per esempio i fumetti di Walt Disney, dove non c'è la figura del padre o della famiglia. Walt Disney era dichiaratamente massone. La mia domanda è: ci sono tanti interventi di Pio IX e di Leone XIII sulla e contro la massoneria. Oggi mi sembra che vescovi e cardinali non facciano interventi su questo problema. Beh, Ratzinger è intervenuto nell'83 con l'esplicita approvazione di Wojtyła. Quello è l'ultimo pronunciamento ufficiale contro la massoneria. In effetti nel Novecento
La Chiesa non parla molto di massoneria, ne ha fatto centinaia di condanne nel Settecento e nell'Ottocento. Come dice Papa Francesco, è chiaro il magistero della Chiesa sulla massoneria, non è che tutti i momenti lo deve ripetere, è chiaro. Però nel Novecento la Chiesa si è espressa sul nazismo, sul comunismo, sul fascismo, con delle encicliche meravigliose di Pio X. Il magistero pontificio ha dallo Spirito Santo un valore profetico che se noi tenessimo conto di quello che è, ci risparmieremmo tante sciagure. Non ha in effetti più parlato delle sette massoni, che forse si comincerà a farlo, non so. Un chiarimento sul titolo, liberali e massoni, due voci coincidenti, quanto sono sovrapposte queste due parole? E poi monarchici e repubblicani, sempre nell'ambito di liberali e massoni, come... Beh, il titolo non lo mette l'autore, no? Quindi lo mette l'editore. Qual è questo che dici? Questi qui, liberali e massoni contro la Chiesa? Se più sanno, monarchici e repubblicani. Ebbene, c'erano varie... Se è un'altra lezione sul risorgimento non c'ho tempo. C'erano diverse scuole di pensiero, come si dice oggi. C'erano i repubblicani e i monarchici, c'erano i democratici spinti e quelli meno spinti. Erano tutti accomunati dall'odio e il disprezzo per la Chiesa cattolica e per la storia dell'Italia cattolica. Questo era il denominatore comune. Peraltro erano invece molto variegati sulle soluzioni proposte. Basta? Siete sconcertati? No. Aspettate una cosa così? Sì? Così, proprio così? Così seria? Beh, chi sì è ben informato. Posso? Posso? Allora, finché lei parlava prima, io ricordavo il mio sussidiario dell'elementare. Che essendo bambina, ovviamente tutti questi argomenti si può immaginare, no? Però ricordavo come veniva presentato, Garibaldi, la storia della vita, si facevano sognare, e i poveri carbonari che dovevano nascondersi perché qualche cattivo, se non lo... Cioè, io da bambina sentivo, capivo questo, no? Cioè, i poveri carbonari che dovevano nascondersi perché dei cattivi, se non li avrebbero presi. Questo era il mio ragionamento da bambina. Questo era il sussidiario. Questa era la scuola pubblica. Ecco, allora io... Credo che così quell'1% io è riuscito a convincere... Le dico che io ho fatto le elementari dalle Dorotee, non era scuola pubblica, era scuola privata, e mi ricordo ancora, io non ho memoria, non so perché, questa mi è rimasta proprio impressa, che ho fatto una ricerca meravigliosa su Nino Vizio, esaltando Nino Vizio e le sue gesta, con tutte le maestre delle elementari contentissime. Le suore, suore, suore. Questo è un dramma. Come il clero, come i religiosi siano ignoranti. Questo è un dramma. Come abbiano funzionato malissimo da questo punto di vista gli istituti pontifici. Malissimo. Io ho fatto la Gregoriana, cioè un dottorato alla Gregoriana, per cui posso insegnare storia ecclesiastica. Ebbene, nei seminari, cioè in quei gruppi ristretti in cui 10 la legislazione. E più volte ho detto, ma perché vi siete fatti preti? Perché avete dato la vita per un'istituzione che disprezzate? Perché? Era l'unica che rimaneva la Chiesa. Sono abbastanza vivacetta come carattere, no? E quindi glielo dicevo proprio schiettamente. Perché è inspiegabile come tu diventi prete e disprezzi la Chiesa. Un dramma. Quanti sacerdoti ci sono qua dentro? No, beh, che c'entra. Almeno uno. Si sono dispensati, no? Che c'entra, sì, è vero. Dice la Sereni che sabato pomeriggio ci sono altre messe. Io sarei...
monaco benedettino di San Pietro qui di Bologna, ma di quella comunità che nel 1866-67 fu soppressa e i monaci costretti a uscire uno dopo l'altro sì e no con la camicia. Per cui anche il nostro archivio, per fortuna tra questi manigoldi, qualcuno che ricordava bene quello che c'era in questo archivio, ha portato di sana pianta l'archivio di San Pietro, l'ha portato qui nell'archivio di Stato ed si è salvato, se no abbiamo perso anche quello. Ma io però per i 150 anni ho predicato mica una volta sola con i suoi libri in mano. Ha portato del buon sangue, perché ha detto la verità non soltanto, ma ha portato questa documentazione che serve per la predicazione. E l'hai detto qui allora. In effetti una cosa che sconcerta è il disinteresse di una valanga di ordini religiosi soppressi. E io mi ricordo una volta che sei andato in una scuola superiore a Reggio, la domanda di una ragazza era: ma cosa servono queste cose se non a dire poverini su quelli del passato? E io riflettevo e dicessi: ma se dicessimo queste cose dello sterminio degli ebrei, cosa serve parlarne oggi di quei poverini del passato? Poi quando vedi la descrizione della soppressione di un ordine religioso, come viene descritta da Lianelli in un romanzo, in cui vedi la processione di suore che se ne vanno, che vanno a abitare in case private, tolte del... Allora, sono morti di fame, alcune monache di clausura sono morti di fame. Sicuramente un amico storico francescano. Adesso vorrei fare una domanda, forse usando un concetto moderno, no? Che quella... Non la vedo. Sì, non l'hai illuminato, non vedo il viso. Non sono illuminato. No. Vieni qui, vieni qui. Siamo dalla risposta che mi darà se sono illuminato meno. Un po' più avanti, perché così la vedo, se no veramente là c'è un tono d'ombra. Ecco, adesso vedo. No, forse uso un concetto moderno, no? Che di fronte ad un attacco magari qualcuno cerca di reagire, ma non uso il termine reazione in termini negativi, ovviamente, no? Facendo appello alla sua preparazione, che è notevole. Ma in quel periodo non c'è stato qualche, nel mondo cattolico, non c'è stato qualcuno che ha pensato cosa possiamo fare di fronte, certo, a questa situazione? Ma tanti, se magari ci può dire qualcosa in questo senso. Ma poi Margotti, di cui non si sa niente. Quello ha organizzato l'obolo di San Pietro, perché è chiaro che il Papa ha bisogno di soldi per fare il Papa. Adesso noi abbiamo un Papa pauperista, però c'ha bisogno di soldi. E per fare opere di carità, ecco, non per altro. E quindi sì, ci sono stati tanti e stavano, erano anche tanti cattolici hanno comprato questi beni che venivano svenduti per poi ridarli alla Chiesa, tanti, infatti non tutto è stato distrutto proprio perché tanti cattolici hanno sborsato soldi per poi ridarli alla Chiesa. Ecco, ma al di là di recuperare i beni, eh no, mica poco, non sto pensando ad un'azione che oggigiorno chiameremo politico-sociale, politico-sociale. Non c'è stato nessuno che ha pensato, beh, di riunire, di aggregarsi. No, di... No. C'è stata una lotta capillare contro la Chiesa, con tutti i mezzi a disposizione, perché tutto lo Stato era tutto anticattolico. Con una congiura mondiale contro la Chiesa, dei paesi protestanti e massonici, lo descrive bene Spini, che è uno storico valdese, la situazione che c'era. Hanno fatto collette dappertutto in America, in Svezia, in Inghilterra, per aiutare questi. Allora, i papi hanno preso su di sé la responsabilità di guidare, di illuminare sui fatti il discernimento dei cattolici. L'hanno fatto sistematicamente, Pio Nono l'ha fatto. E che si sa di Pio Nono? Il papa del sillabo. Povero Pio Nono, non capiva, non era all'altezza dei tempi. Perché? Perché ha scomunicato, ha condannato i liberali, ma ci credo. Ha difeso la libertà Pio Nono, condannando i liberali, perché i liberali di liberali non avevano niente, avevano usurpato un nome. Quindi Pio Nono, condannandoli, ha fatto il suo dovere. Perfetto, questa è stata la risposta. Allora, i papi hanno provato a reggere l'urto loro, perché poi c'è stato Don Bosco, che è stato un fenomeno, nel senso un geniaccio a sé, e poi Don Margotti, questo era il cattolicesimo italiano.
Pio IX è stato fatto passare per un povero scemo, con Fede. Margotti è stato seppellito perché nessuno sa che esista, e quello che ha inventato non è Spirit Margotti, eh? Cioè, non era un personaggio, c'era un giornale che era molto diffuso allora, l'Armonia, è un personaggio centrale dell'Ottocento, non solo in Italia, beh, di questo non si sa niente, cioè c'è stato un cattolicesimo e poi c'è stata tanta gente che ha pregato. Sì, questa è stata la risposta delle istituzioni e mi fa piacere che sia stata, ma a livello popolare, che lei sappia, senz'altro lo saprà, c'è stata qualche reazione a livello popolare? Beh, qualche reazione c'è stata, ma la Chiesa era... Siamo tutti in prigione. No, le insorgenze, signora, dell'epoca napoleonica. Le insorgenze, circa pari, hanno fatto 60.000 morti. Io me la sono spiegata così. Come mai gli italiani non sono insorti nuovamente? Perché certo, questo me lo sono chiesto pure io. Come mai? Forse perché hanno visto che era inutile, perché tanti erano morti all'epoca di Napoleone e si rinunciavano. No, no, e comunque no, una cosa, il Papa, Pio IX, è un santo perché non ha chiamato la Chiesa alla guerra, poteva fare, alla resistenza, quello che dice lei, il Papa ha dato l'altra guancia, ha fatto la lettera dove dice di fare Gesù, dare l'altra guancia. La Chiesa italiana è stata una Chiesa eroica durante il Risorgimento. Ha risposto al male col bene. Poi dopo Leone XIII ha cercato di organizzare come poteva, adesso qua non so se ce l'ho la citazione, dice la massoneria ha invaso tutto, in campo, tutti i campi, tutte le scuole, tutta la stampa e voi figli rispondete. Rispondete a giornale, e che facevano? Cooperative, tutto questo tessuto sociale, la Chiesa l'ha fatto alla fine dell'Ottocento sotto Leone XIII, l'ha fatto perché Leone XIII ha chiamato a uscire, che no, Leone XIII sì, ha chiamato a uscire per organizzarsi, per cercare di contendere qualche cosa a questo predominio asfissiante della massoneria. E mano a mano che la Chiesa faceva, lo Stato con qualche scusa gli chiudeva tutti i centri che aveva fatto, gli chiudeva tutti i giornali, gli chiudeva tutti i centri. Non è stato uno scherzetto, eh? Ci può dire qualcosa di Don Bosco riguardo? Adesso l'ho sentita, l'altra domanda? Ma una cosa che ha colpito da un suo libro, mi sembra il sorgimento anticattolico, è una cosa proprio che mi aveva sconvolto e non avevo mai pensato prima, era proprio il discorso delle migrazioni, del fatto che prima del 1860 gli italiani, come lei li ha intesi, unito dal cattolicesimo e dalla lingua, avevano sempre ricavato dalla propria terra di che vivere, anche di che prosperare. Che basta uscire per strada, Modena, in qualsiasi paese, qualsiasi frazione italiana, per vedere che cos'era l'Italia. Infatti condivido, ed è una cosa che fino a quel momento non avevo pensato e mi ha veramente sconvolto. Sconvolto anche proprio perché oggi assistiamo a questa nuova ondata migratoria di italiani, i cervelli che vanno all'estero, che per capacità, per necessità. E anche al disprezzo per l'Italia stessa. E anche al disprezzo per l'Italia stessa. Viviamo in un paese di merda, di questo aspetto. Quindi mi chiedevo se storicamente questa immigrazione scaturita, diciamo così, dall'unificazione ha una radice, diciamo così, data dal fatto che chi poi ha depredato l'Italia e quindi l'ha impoverita, ha costretto così in maniera semplice a emigrare per vivere, oppure se anche dall'estero era poi un disegno per attirare braccia, eccetera. Non credo, perché la gente che lasciava tutto e tutti era la gente costretta dal dolore, dalla fame. Però io, visto che lei fa un paragone con oggi devo dire che la desertificazione spirituale dell'Italia si vede da tante cose, ma secondo me la cosa più importante è il fatto che non facciamo più figli. Da decenni non facciamo più figli, quindi siamo morti. Un paese morto, destinato a come siamo ormai, perché è difficile invertire la tendenza, anche se si volesse
ormai il livello da decenni di desertificazione della popolazione è tale che non si riesce a invertire la tendenza. Quindi questa è la prima cosa. Oggi abbiamo un suicidio, stiamo compiendo un suicidio come nazione. Non siamo soli, anche la Germania, siamo in buona compagnia, il Giappone, la Russia, però questo stiamo facendo. No, i suoi figli non dipendono dalla situazione economica, i figli dipendono da una convinzione profonda, da un considerare la vita un bene che serve a me stesso, vivere in funzione di me stesso, non è la condizione economica, però no. Signora, io le devo dire. Don Bosco? Allora, un parterello. Don Bosco, tra le altre, era profeta e quindi era temuto, perché quando parlava normalmente ci azzeccava. Allora, nel 54, quando il Parlamento comincia un iter di discussione di 6 mesi della legge soppressiva dei conventi di clausura e dei mendicanti, Don Bosco fa un sogno e subito lo scrive a Vittorio Emanuele II. Questo sogno c'è un valletto con la livrea rossa che grida: annuncia grande funerale a corte. Don Bosco lo scrive e Vittorio Emanuele lo riceve. Grande funerale a corte. Cavour lo tranquillizza che ormai l'epoca dei profeti è finita, quindi stia tranquillo, ma stia tranquillo. Dopo una settimana Don Bosco torna a scrivere un'altra volta, una seconda lettera, sempre il valletto con la livrea rossa che grida: annuncia grandi funerali a corte. Tra gennaio e febbraio, in un mesetto, muore la madre di Vittorio Emanuele, 53 anni, la moglie 33, il fratello 27, l'ultimo genito 4 mesi. Don Bosco. Di comunicarvi che questa sera in questo teatro alle ore 21 ci sarà uno spettacolo teatrale su Giobbe che è stato già rappresentato con molto successo, non so se qui o altrove. Bene, grazie, ringraziamo la professoressa. Grazie a tutti. Con questo è una cosa di Dio comunque stanotte. Ce l'avevamo qui a qualche, c'era la salma di Don Bosco, itinerante per l'Italia per i 200 anni della nascita. Stasera è a Reggio Emilia.